Salve a tutti gente e bentornati qui con un nuovo episodio di Cognition. Accidenti gente, il secondo episodio di Wise Monkey, che sarebbe teoricamente la scimmia saggia, che non so che cazzo significhi, però vabbè. Allora, innanzitutto una piccola premessa. Gli episodi ho scoperto che non sono collegati fra di loro e i salvataggi non possono essere messi. L'unica cosa che cambiano sono proprio all'interno degli singoli episodi, che possono essere affrontati in modo diverso e possono portare a scene diverse secondo le scelte. Dunque, va bene, detto questo, ci eravamo lasciati che praticamente avevamo scoperto che, vabbè, che Davis è stata ammazzata. È stata ammazzata perché un killer gli ha mandato probabilmente delle una cosa che riguardava il caso di un altro serial killer che ammazzava gente impiccandola. Lei non ci ha creduto, lui per vendetta l'ha ammazzata. Quindi sostanzialmente è questa a grandi linee la storia del primo. Spero di essere stata chiara, ma bando alle ciance e vediamo com'è questo nuovo episodio e caso. Wise Monkey, la scimmia gialla. No, la scimmia, sì, la scimmia gialla. No, lo sappiamo tutti cos'è successo. È morto, non ci puoi più fare niente. Scotty died 3 years ago. Come on, Skippy. Davies will have our asses if we don't show up 10 minutes ago. Reed, we're paying for the damn cell phone so that you take the call when I ring you. Is that clear? White male, cause of death, strangulation. They're getting worse. I told you to go see someone about that. I know when people need healing and how to help them heal. Cordelia? Someone I met today. She knows you. I stole a flower from her brother's grave. I need that package. It may provide clues to an ongoing investigation. Anthony Longmore was a killer. But if this piece of shit was murdered last night, then who killed him? È stato Dexter. We make a good team, don't we? Sì, che ci provi, lo so. Sully, John, suspect is on the run. And I found Davies. Oh, bene, un occhio. Cominciamo bene. Dunque. Oddio, troppa luce. Che cazzo è quella roba? Oddio. Ecco, occhi ovunque, che bello. Occhi strappati. Che bello. No, che vuoi? Che vuoi? Oh, il mio adorato amico cerchietto che mi ha scassato. Abbiano fatto qualcosa di nuovo. No. Si blocca. Che bello. Che bello. Ti prego, fa che non debba tagliare sta parte. Per favore. Please. Please. Ah, 6 ore prima. Ok. Quindi, se non mi DC is only a 2 hour flight. I know, but that doesn't mean I like it. It wasn't exactly solve cases in rainbows for me when he used to be our director. How are you holding up? What happened at the meeting house was... Oh, beh, potrei avere una promozione. I don't want to talk about it, Sully. I'm about to go over it again with McAdams, and I just want to break for a few minutes. D'accordo. Yeah, okay. If you want to, though, well, you know. What do you want to talk about? Allora, cerchiamo di capire un momento cosa è successo nel filmato iniziale. Abbiamo visto, se non ho capito male, Sally che era praticamente incatenato e c'era un tizio con un sacco di vasetti con robe in salamoia che probabilmente voleva vivisezionarlo. Poi c'è scritto 6 ore prima, quindi è successo praticamente, dovrebbe succedere adesso? Non lo so. Vabbè, vediamo cosa rispondere. Nella scorsa parte l'ho trattato un po' male. Allora, nei video sembrava che lo avessi trattato bene, però siccome ho dovuto rifare il gioco lo avevo trattato male. Però comunque sia non è una persona così orribile come mi sembrava all'inizio, quindi grazie per l'aiuto. Thanks for your help earlier. Anytime.
Hey, you need help? I'm your man. It was nothing. Prego. Lo so che tanto ci vuoi provare, l'abbiamo capito tutti. Like I said, we're a good team. Yeah, we're not bad. Sì, ho capito che finirete a letto insieme di nuovo, tra l'altro. This thing's a piece of work. Sicko going out there and cutting out people's eyes, their ears and their tongues. Quindi quindi è un tuo caso, caro. Come sa? Yeah, there was a partial fingerprint on one of these little charms, like from a bracelet that were left at the crime scenes. Came back matching the prints from this missing girl. Plus, she used to take lessons from the latest victim, a retired opera singer. Pretty vicious stuff. Yeah, I'm trying not to let anything surprise me anymore. Quindi stavolta siamo sulle tracce di un serial killer donna. Che taglia parti del corpo. Oh mio Dio, vuole tagliare il pene di Sally, probabilmente. No! No! Povera Erika, no! No! C'è proprio Sally anche. Yeah, that'll happen when you don't return my calls. Sorry about that. It's not that I don't like you, Sully. I do. It's just not something I can talk about. Che cosa, la morte di tuo fratello? I get it, Erica. Everyone's got secrets and baggage and shit. I've got mine. Hell, we're FBI. It's practically part of the job requirements. Not to mention one of the job risks. Why don't we grab a drink after we're done here? Oh, ecco qua, il provolone. Sully, it's 2 a.m. All the bars are closed. Mm. There's always beer in my fridge. What do you say? Ma sì, Erika, te la meriti un po' di relax. Bitch about Sam McAdams? It would be fitting. And I could use a beer after. Birra! E tu chi sei? Hi. I heard y'all had some night owls in need of coffee up here. Tess. Yeah, thanks. Sounds good. Ma gente, avete notato una cosa? Here you are, darling. How about you, hun? Allora, questa non la fa vedere in faccia. Non mi piace sta cosa. Inoltre, vorrei far notare una cosa. Avete visto le mani? No, sono cadaveriche! È un cadavere! Ed è viola! Il viola porta sfiga. E dato che è successo 6 ore prima che lui venga, diciamo, incatenato come un cane, direi che è il caso di no. Non vorrei. No. No, thanks. I'm jittery enough. Are you the new office assistant? That's me. Just started last week. My name's Tess. Let's see. E infatti è nuova, tra l'altro. Non mi fido ancora di meno. Only redhead in the building. Ah, che bello essere l'unica rossa dell'edificio. Magari quella anche con gli occhi verdi. Unica rossa dell'edificio. Siete degli agenti dell'FBI, cosa vi aspettate? Di finire alle 8 di sera? Cioè la gente muore. Muore in continuazione. Ok, siamo stati chiamati nell'ufficio, se non ho capito male. Quindi, promozione? E chi è questo? Oh mio Dio, sembra Udini. McAdams. It's late and I'm not interested in wasting time. How the hell is Davies dead and her killer not apprehended? Ah, sempre a rompere il cazzo, ovviamente. Schivare? This isn't a comic book agent. I'm telling you what. È Neo il killer, allora, non è Dexter. If you have any doubts about my aim, just talk to the guys at the shooting range. Why did the killer choose the old South meeting hall? Allora, abbiamo un nuovo amico, sempre molto simpatico, con due occhi di ghiaccio e un completo orrendo. No, seriamente, come chi cazzo si veste così per andare al lavoro? Vabbè, lasciamo stare. Allora, perché quel posto? Allora, secondo me era per il giudice Samuel Sewell. It's the site where Samuel Sewell repented for his involvement in the Salem witch trials. The killer was drawing a parallel between him and Davies. She got an anonymous email mentioning him recently too. That email was in Madison's inbox. What were you doing snooping around in here, agent? Erika, fai la finta tonta e gli occhi dolci da cerbiata.
I know I shouldn't have, but Davies was missing. I had to do something to find her. I don't need to tell you to never let it happen again. Now, tell me what you know about this mess. Someone was in communication. Beh, è andata bene, dai. Telling her things about Anthony Longmore, the hangman. She wrote it off as a kook, but when he showed up dead, she looked back into it. So first this person was helping her, then hunting her? He got angry when she didn't listen. But the threat was always there. If Davies had followed up on the leads, she would have seen that she was a target. Esatto. What have you got to prove this? Beh, il dossier nell'appartamento di Longmore, beh, la foto e il fax. Here, the fax pointed to the post office and a piece of the Le Pendu, and those scraps from a picture of Davies. Esatto. Siamo delle investigatrici fantastiche, vero? Non c'è bisogno che me lo dica. I don't know yet, but I'm not gonna stop until I find out. Esatto. You? I don't think so, agent. Cosa? You're not on this case. Perché no? Perché no? What the hell do you mean I'm not on this case? I'm the one who found her. Hell, I'm the one who realized she needed to be found. You're too close to it. We don't need another coinvolta. Case going the way of the Kane killer. Cosa? What is that supposed to mean? It means I took you off that case because it was your brother, agent. But you ignored direct orders, jumped in without backup, and in the end, Kane got away. The fact is, your performance ever since then has been sporadic at best. Già. Sporadic? Don't get too upset. It happens to the perfetto. Best agents after all. Abbiamo proprio uno stronzo. But it's been 3 years, Erica, and your performance is all over the place. E allora perché non mi licenziano? Some cases are solving almost before the ink dries on the evidence reports. Others are getting drawn out far too long. You need to get your shit together. I can't risk this in the hands of someone who isn't consistent. Mm. Senta. Tutte stronzate! This is bullshit! After... What was that? Oh, cacchio! Sully! 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 È morto, me sa. Holy shit! Oh, cazzo, l'ha tagliato sul posto! Minchia, ma è malata quella! È completamente fuori! Gli ha tagliato l'orecchio sul posto! Non ha manco aspettato un posto dove... dove poter stare tranquilla e fare il lavoro. Questa è fuori... Ok, ok, ok. Cioè, è fuori già di suo, però... Cioè, è fuori! È fuori! È fuori! Va bene. Quello cioè, in confronto al killer dell'altra volta che impiccava la gente, questa è completamente malata. Ok, cos'è questa roba? Ok. Erika, esamina. Vai, dimmi le tue impressioni. Ah, è stata lei a lasciarlo. Perché? Vabbè, lasciamo stare. Sully's ear. She cut his fucking ear off. Non oso pensare cos'altro voglia tagliargli. Ok, usiamo i tuoi poteri, Erika, vai. Direi che con questo potrebbe aiutarti. Vai. Cazzarò. Mio Dio, è pazza. Lo sapevo che era lei. Lo sapevo. E sono andati verso la sicurezza. Perfetto, andiamo verso la scala antincendio, quindi. Esci, Erika. Erika, vai. Perché va così piano? Erika. Su. Boh. Che cacchio. Boh, boh, vabbè. C'è un tuo amico che sta. Boh. Va bene. Ok, Sully. Cazzo, cazzo. Eccolo là. Eccolo lì, eccolo lì. Spara lì. Spara lì. No, cacchio. Dovevo sparargli. Gli ho sparato? Ah. Merda, merda, merda. What the? My tires are freaking slashed. Damn it! È stata furba, devo dire. Cosa che non sei stata tu, Erika. Però come potevi saperlo? McAdams, they're gone. Took off in a dark sedan. Because
the bitch slashed my tires, that's why. Yeah, yeah, I'm on. Cazzarola. Son of a... Che... Di nuovo? Ancora sta roba? Continua a sognare la sua morte. Perché? Perché? Perché continua a sognare la sua morte? Cioè... What is that? Oh dai, è una premonizione, dovresti averlo capito ormai dopo un... Ok, e mo che faccio? I need to find Sully. Going in here won't help me. Ok. Perché è così lenta? Niente. Zero. Avete sentito? Perché è sparita dentro la macchina? Va bene, non voglio saperlo. Tra l'altro vorrei far notare una cosa. C'è qualcosa che non va. Cioè, come cazzo ha fatto questa ad entrare all'interno dell'FBI? Cioè, è nessuno che comunque faceva qualcosa. Non c'è niente. Ruota di scorta? Usala. My spare tire. I paid extra for a full tire. Not that it helps when all four of mine are slashed. Ah, cazzo. E questo? Prendilo. Penso che possa essere utile comunque, no? No? C'è qualcuno che sta che fa quel rumore strano. Non so se lo sentite. Che provenga da quest'auto. Ma quanto sei lenta, Erika? Che sta succedendo? Hello? Someone in there? Sì, c'è qualcuno. Hang on, I'll get you out. Ok. Ok. Ok, aspettate un secondo. Beh, dove... Ah sì, questo. Leva per i cosi pneumatici. Apri. Vai. Che cacchio... Che succede? Magari... Cosa? Un momento. No, un momento. Cosa? Che cazzo... Wow, ok. Wow, è partito di nuovo col botto, perfetto. Adoro questa intro, dannazione. La mucca saggia, no, cioè la scusate, la scimmia saggia, la mucca saggia, va bene. Evviva gli animali. Ci sono due coccodrilli e un orangotango. Tess, how are you feeling? Jumpy as a frog. What happened? We're trying to find out. Erika, che cazzo? Ok, cominciamo con i bug. Vai, bene. Questo episodio si prospetta fantastico. Fantastico. Ci sarà da ridere, gente. Bene, se vi è piaciuta questa parte lasciate un mi piace, un commento e ci rivediamo nella prossima parte. Ditemi cosa state ne pensate, come si evolverà qui la situazione. E... Yow!